Una gara tra imbarcazioni a remi contro la violenza sulle donne è l'iniziativa promossa dalla Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e dal Centro Antiviolenza La Fenice, che si terrà domenica 1 agosto lungo la costa teramana tra Martinsicuro e Silvi. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità sull'importante tema della violenza di genere. Domenica 1 agosto alle ore 10 in contemporanea da Martinsicuro a Silvi si svolgerà una vogata simbolica contro appunto la violenza di genere. In ogni punto di partenza che ci sarà nei vari comuni sarà piazzato un gazebo e sarà distribuito materiale informativo sulle strutture antiviolenza provinciali che sono il centro antiviolenza La Fenice e la casa rifugio Casamaia. Quest'anno poi abbiamo una testimonial di eccezione, la professoressa Gigliola Staffilani, una matematica, la prima donna italiana ad aver ottenuto una cattedra di matematica pura al prestigiosissimo MIT del Massachusetts, seconda donna al mondo. Bene, lei sarà con noi per rafforzare questo modello di donna sapiente e coraggiosa. La mia storia è un po' inusuale, secondo me il messaggio che io posso dare è il fatto che molte volte ci sono violenze che vengono fatte sulle donne che sono molto psicologiche, magari dettate dalle tradizioni locali, di cui uno non si rende conto esplicitamente, che però segnano moltissimo la via di queste ragazze. Al mio tempo, io ormai è da molti anni che ho lasciato l'Italia e anche molti anni che ho cominciato la scuola, non avevo nemmeno messo in questione il fatto che le donne non potessero raggiungere obiettivi a molto alti. Una ragione per la quale questo succedeva è anche perché non avevo i cosiddetti role models, quindi non conoscevo persone, donne in particolare, che stessero o ricoprissero cariche importanti. Il messaggio che voglio dare è che abbiamo raggiunto moltissima indipendenza e bisogna assolutamente seguire i propri sogni, questa è una cosa importantissima, e trovare partners che ci permettono di fare tale cosa.